10.000 spettatori l'anno, oltre 2.000 concerti dal 1795 per un totale di 5.000 artisti. Sono i numeri della Società Filarmonica di Trento. Siete pronti a conoscerla meglio? Diciamo subito che la Società Filarmonica di Trento ha un grande padre, il giurista, filosofo, ma anche economista, Gian Domenico Romagnosi, che mentre era qui a Trento per il proprio lavoro, nel 1795 scriveva lo statuto della Principesca Accademia Filarmonica di Trento, cioè la nostra società. Allora Romagnosi era un vero rivoluzionario, siamo in piena epoca napoleonica e finì anche in carcere a Innsbruck, ma mise nello statuto un codicillo straordinario per la situazione italiana di allora. La filarmonica allora era composta in gran parte da baroni, conti, molti sacerdoti e presidente era niente meno che il conte Matteo Thun, che era il fratello del principe vescovo. Ma Romagnosi volle scrivere fra i vari articoli nello statuto che nell'Accademia Filarmonica tutti erano uguali e che l'unica differenza sarebbe stata quella di saper suonare o bene o male. Un sistema quindi democratico molto innovativo. Questi filarmonici si trovavano due volte alla settimana nel palazzo dei Conti Thun, quello nel grande salone vicino alla chiesa di San Francesco Saverio, e si trovavano appunto due volte alla settimana per suonare, ma anche si portavano ovviamente le mogli, si portavano qualche visitatore nella città e quindi circolava anche qualche bottiglia, qualche pasticcino e era quindi un ritrovo anche estremamente conviviale. Ecco, per tutto l'Ottocento la Filarmonica si spostò poi come sede in vari palazzi della città, fu per esempio al Palazzo Festi, quello dove oggi c'è il teatro sociale, poi nel Palazzo Firmian, in Largo Carducci, poi ancora nel Palazzo Tabarelli, nel Palazzo Vecchio del Municipio, finché nel 1905 finì in questo palazzo costruito con i contributi dei propri soci, che è la sede attuale. Per due secoli la filarmonica fu l'anima musicale del capoluogo. Da piccolo gruppo di amanti delle sette note si trasformò in scuola musicale. Diede il via alla formazione della banda cittadina, del coro cittadino, del gruppo mandolinistico e della scuola organistica trentina, che annovera un grande personaggio come Renato Lunelli. Trasformata in liceo musicale, chiamò a sé didatti molto importanti. Sentite un po'. Ne posso ricordare uno solo, Archimede Montanelli, grande violinista originario di Forlì, che nel 1875 propose anche qui per la prima volta nella storia didattica della musica in Italia di ammettere ai corsi di violino anche i ragazzini dai 5 ai 7 anni. Montanelli poi è famoso perché è stato il docente di violino niente meno che di Benito Mussolini, che sappiamo che è stato anche qui a Trento, e un pochino di quell'aria ce l'aveva, perché c'è un documento nel nostro archivio dove lui chiede al nostro presidente di avere una piccola sala dove rinchiudere a chiave gli allievi che non avevano studiato
per la lezione. Ecco, e la filarmonica poi quindi lavorò anche molto per la musica corale. Sulle finestre si arrampicavano per esempio i fratelli Pedrotti per poter cogliere il suono dei quartetti che passavano su questo palcoscenico. Il nostro presidente di allora, che era Pigarelli, quello che poi creerà la musica del coro della SAT, li vide e li fece entrare a sentirli dal vivo. E quindi anche il coro della SAT porta le tracce del lavoro della filarmonica, perché Pigarelli è stato l'armonizzatore principale, uno dei principali armonizzatori delle melodie del canto di montagna, ma è stato per 30 anni anche il presidente non solo del Tribunale di Trento, ma anche di questa società. E qui, se volete, c'è un piccolo aneddoto, che entrando la società filarmonica aveva appena comperato un pianoforte Steinbeck, che costa l'ire di Dio, e in questa sala studiava per esercizio quotidiano niente meno che Arturo Benedetti Michelangeli. E Michelangeli aveva la mania di sempre toccare il piano, gli strumenti, per modificarne il loro suono, e Pigarelli vide che incideva i martelletti per rendere il suono più morbido. Inviperito gli ha detto: ma lei che cosa fa? Non sa che questo strumento è uno strumento pubblico, non è il suo strumento. E l'ha cacciato da questa sala, tant'è vero che Michelangeli in questa sala ha studiato mesi e mesi sui nostri pianoforti, ma non ha mai tenuto un vero e proprio concerto, perché il nostro Pigarelli gli ha scritto, dopo aver firmato un contratto che aveva il concerto, gli scrisse una lettera con questa frase: gli dèi stiano in cielo. Trascorsa la Prima Guerra Mondiale, che vide la sede trasformata in ospedale, la Filarmonica iniziò a organizzare la stagione dei concerti. E che concerti! Il salotto degli amanti della buona musica. Questa è un po' la sintesi che vogliamo esprimere pensando al pubblico che frequenta la Sala della Filarmonica. Sala della Filarmonica che è una proprietà, un bene della società incommensurabile, in quanto siamo una delle poche realtà in Italia che ha una sala dei concerti di proprietà. È una sala bellissima, con un'acustica fantastica. Tanti artisti vengono proprio per suonare solo qui, perché in altri posti non è così bello, e diciamo che il pubblico, trovano un pubblico molto caldo e accogliente. Quindi diciamo che la Filarmonica declina questa passione verso la musica con due grossi filoni di attività. Il principale, quello storico, è quello che della stagione dei concerti e dei concerti della domenica. Quindi due iniziative, che sono una trentina di concerti l'anno, distribuiti diciamo nel corso dell'anno, nella parte primaverile, nella parte autunnale. La stagione dei concerti è il nostro asse portante, è un'iniziativa bellissima, con una varietà di concerti, di esecutori, di programmi molto accattivante. È una droga leggera, nel senso che chi la riesce a frequentare dopo non riesce a farne a meno, tant'è che i nostri abbonati, quando diventano abbonati, dopo ci accompagnano fino alla terza e anche alla quarta età. Quindi è una stagione fatta di scelte lungimiranti, di artisti magari anche poco noti, che dopo magari calcano i palchi dei concerti, delle sale dei concerti mondiali le più prestigiose. Tante volte a Trento sono passati artisti che dopo si vedono, come dico, diventare famosi, e che magari a Trento non ci tornano più perché diventa impossibile portarceli, perché una sala da 250 posti non è come altre sale che ne tengono 1000 o 1500. La seconda iniziativa è quella dei concerti della domenica, che invece si tiene la prima parte dei primi mesi dell'anno. Sono concerti dei matinée organizzati diciamo per un pubblico
domenicale, che non vuol dire che sia migliore o peggiore di quello serale, però è un pubblico diverso perché è fatto di famiglie, di persone che magari vengono e affrontano la domenica con un'iniziativa culturale, con un ascolto, con una programmazione che è più diciamo orientata anche a far emergere talenti più giovani, musicisti più giovani e magari anche più vicini al nostro territorio, quindi anche a far conoscere le peculiarità ai nostri musicisti, che ne abbiamo molti di bravi. Il secondo filone di attività della Filarmonica vede invece la musica come componente di un percorso didattico di formazione per i giovani e meno giovani, ma non è finita qui. Oltre a questo tipo di due filoni abbiamo un'apertura verso il mondo del jazz, per cui abbiamo già avviato da 5 anni anche un'iniziativa che si chiama Serate Jazz, che sono 3-4 incontri nel mese di ottobre dedicati proprio alla conoscenza di questo genere musicale, che non è l'ascolto dal vivo in questo senso qua, ma è un ascolto guidato, una storia raccontata di persone, di brani, di contesti dove il jazz si è sviluppato. Ha il suo pubblico e soprattutto ha una frequentazione molto, molto forte, molto dedicata, perché insomma sono quasi 2 ore di lezione dove ci sono 120 persone che non mollano la poltrona per nessun motivo, anzi magari dopo si alzano dicendo ma è già finita, ne facciamo subito un'altra. A fianco di queste iniziative dove c'è la musica con l'esecuzione dal vivo, abbiamo poi anche un filone diciamo di ricerca storica che noi abbiamo chiamato Filarchiv, che nel quale praticamente è stato avviato già ai tempi di Clemente Lunelli e seguito dalla nostra direzione artistica e mantenuto fino ad oggi, dove sono state fatte molteplici attività. Si sono raccolti tutti gli statuti delle associazioni musicali italiane, si sono recuperati in una trentina di libri e musiche di autori trentini che sono state prese, revisionate, riscritte e portate in stampa in modo tale che possano essere diffuse. È stato dato per un ultimo ventennio una media di 2 borse di studio all'anno a ricercatori e musicologi per finanziare, proprio per stimolare la ricerca nel campo delle associazioni musicali. Quindi abbiamo raccolto una ventina anche lì di edizioni di queste tesi, di questi studi che raccolgono una enormità di informazioni su fenomeni legati all'associazionismo musicale, alle bande di tutta Italia, e devo dire che abbiamo coinvolto musicologi e ricercatori di tutta Italia. Questo è il nostro carnet di attività, più di 60 concerti in un anno, quindi l'unico auspicio che noi abbiamo è che il pubblico trentino sia orgoglioso di questa produzione e venga a trovarci con più assiduità. Abbiamo ripercorso le tappe più importanti della storia della Società Filarmonica di Trento, accennato le tante attività che attualmente caratterizzano il suo operato. E per il futuro? Che cosa bolle in pentola? Il futuro della Filarmonica mantiene i piedi ben saldi nel suo passato e vola, possiamo dire, con lo sguardo verso le nuove generazioni, proseguendo quello che è il cammino già impostato da diversi anni dalla direzione artistica. E quindi attenzione agli artisti più grandi, soprattutto per quella che è la stagione dei concerti, e con una grande appunto lungimiranza anche nei confronti della musica nuova, un'attenzione particolare, e quindi proseguiranno le commissioni, cioè la richiesta a compositori di scrivere musica appositamente per la Società Filarmonica, così come l'artista in residenza, quindi la figura di un artista che rimane legato per più di un anno, in genere sono 3, e alla Società Filarmonica proponendo attività, progetti di grande calibro musicale. E prosegue ovviamente anche tutto il resto dell'attività, quindi insieme ai concerti, alla stagione dei concerti, i concerti della domenica, i concerti per le scuole e nelle scuole ovviamente, quindi diversificando il più possibile anche in base a quelle che sono le esigenze. Insomma,
L'obiettivo è quello di tenere sempre più aperta questa casa della musica, che è una casa di tutti e che deve essere ricca di note e di persone. Non c'è un pubblico più o meno degno, le attività sono le più varie possibili, vanno appunto dalla musica per i bambini e gli spettacoli per i bambini più piccoli, al jazz, alle guide all'ascolto anche per il pubblico un pochettino più age. Quindi c'è di tutto. E poi c'è appunto una grande attenzione per la musica nella sala, fisicamente proprio, in una sala così importante. Per seguire tutte queste cose ovviamente c'è un sito, che è il sito della Filarmonica, dove si può trovare, nella home si trovano già i concerti, all'interno di ogni scheda del concerto ci sono gli esecutori, il programma, una piccola introduzione, una piccola guida all'ascolto. E poi sempre nel sito si trova tutto quello che è di per sé il mondo della Filarmonica, quindi i concerti di cui abbiamo parlato, i progetti, l'editoria, e una nuova sezione dedicata a tutto quello che c'è stato e che c'è anche oggi nella Filarmonica a livello proprio di programmi, di esecutori, si chiama Concert Archive, e se ad esempio io voglio sapere quando è stato eseguito in sala un brano di Rossini, scrivo Rossini sulla ricerca e troverò tutte le volte che è stato eseguito un brano di Rossini, da chi, appunto in che serata, e così via, la stessa cosa con gli esecutori. E quindi ecco, questa è l'immagine che c'è nel sito. Poi ci si può tenere aggiornati ovviamente anche sui social, su Facebook, la Filarmonica è anche su Instagram, ha un suo canale su YouTube e anche su Spotify, dove potete trovare alcune playlist relative ai concerti di stagione e poi tanto altro materiale. E quindi vi aspettiamo.